Innanzitutto un enorme rispetto e molta soggezione nei confronti del pensiero, dell'opera di Maria Lai, che è stata una delle grandi artiste planetarie del secolo scorso. Non dobbiamo dimenticarci che, in fondo, con Legarsi alla montagna, Maria Lai inaugura un modo di fare arte che poi verrà ripreso, anche se magari non in modo consapevole, ma da Beuys, da Burri, da molti altri artisti italiani e internazionali. Quello che abbiamo fatto qui è stato un punta di piedi rispondendo alla domanda di Davide Mariani, come sempre intelligente e come dire anche molto aperto, e alla città, al sindaco Serra, questa comunità straordinaria. Abbiamo provato a entrare in punta di piedi raccontando un po' il nostro lavoro, che certamente ha un'associazione su un punto, e cioè che la relazione non riguarda solo la relazione tra gli umani, ma sempre di più riguarda la nostra relazione col mondo naturale. Direi quasi che questa pandemia ci ha fatto capire che questa separazione, che pure è stata al centro delle discipline di cui mi occupo, in fondo abbiamo costruito case per proteggerci dalla natura, abbiamo costruito città per tenere la natura fuori, è assurda, nel senso che la natura non solo è dentro di noi, come abbiamo visto, ma noi siamo parte di essa. È un po' tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, a partire dal bosco verticale, fino ad arrivare alla radura, fino ad arrivare alla scenografia delle Troiane che si racconta in questo piccolo spazio espositivo, nasce da questa attenzione, a immaginare una relazione diversa, no? Ad abbracciarsi insieme alla natura, sentirsi parte di un unico abbraccio. Poi la radura degli abbracci che c'è fuori è il simbolo di questa cosa. La mostra nasce con l'intento di integrare due discipline, l'arte visiva e l'architettura, attraverso un percorso che mette in relazione le opere e la poetica di Maria Lai con il lavoro e la filosofia dello studio di Stefano Boeri Architetti. Per la prima volta in Sardegna, una personale di Boeri qui a Aulassai, che crea un dialogo appunto con l'eredità e la filosofia delle opere di Maria Lai. Un percorso che si compone di tre momenti, che inizia appunto con l'apertura e l'inaugurazione della nuova Project Room della Stazione dell'Arte, la Casa delle Janas, prosegue nel parco del museo con l'installazione Radura degli Abbracci e termina negli spazi dell'ex rimessa del treno con un percorso dedicato a Radura della Memoria. La mostra che apre la nostra programmazione estiva, che si colloca alle porte del solstizio d'estate, ed è una mostra che si inserisce nel solco degli eventi portati avanti dalla Fondazione Stazione delle Arti gli ultimi anni, che ha visto la Fondazione e il Comune di Aulassai collaborare con importanti istituzioni a livello internazionale come le Gallerie degli Uffizi, il Maxi di Roma, l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi e oggi la collaborazione con Stefano Boeri.